Allora? Anni, prima volta a ECMA per te? O presente. Sei un grandissimo motociclista, lo sappiamo. No, io, ma un grandissimo motociclista, sei un ruffiano, ma ti darò i 10 euro come promesso, non ti preoccupare perché io mantengo, insomma. Nella realtà il mio problema è che non riesco mai a fare un cavolo, perché non ho mai il tempo, ma stavolta ho detto no, devo andare, perché già soffro perché ho la mia R1 in garage lì ferma che mi piange il cuore. E a sapere tutte le sue sorelline qui, tutte lucide, senza che io le potessi vedere, no, non ci sta. Allora, non solo motociclista, yamahista, diciamo così, ma ieri c'era Valentino qua che ha fatto il saluto alla folla, cosa pioveva tra l'altro, giornata bruttissima però una folla adorante. Lo so, a me non sarebbe fregato niente della pioggia, sarei venuto volentieri, però si è sempre lì. Sono talmente incasinato che a volte io faccio fatica a fare quello che tanto vorrei fare, come in questo caso, quindi mi sono autopaccato l'evento con Vale. Ragazzi, è andata così, sarà per la prossima. Senti, invece è il primo evento grosso veramente che torna un po' in presenza in questi momenti un po' incasinati. Sì. Cosa vuol dire secondo te vedere una moto su uno schermo o venire qua a toccarla, cavalcarla, sentirla? Vabbè, ovviamente la risposta è insita nella domanda, è evidente che è tutta un'altra storia, però la situazione che stiamo vivendo ci insegna a mio avviso due cose. A, che la consapevolezza e l'attenzione non può prescindere da nulla, nemmeno dalla passione, in questo caso per le moto. B, che una situazione del genere, che magari normalmente in altri anni si sarebbe svolta, perché siamo già nel weekend, in un bagno di folla, così, in maniera, chiamiamola, contingentata, è molto più vivibile, è molto più godibile. Così puoi goderti la moto, la puoi vedere, non sei costretto a stare a sgomitare e a cercare di vederne un pezzettino. Per cui forse anche questa situazione di disagio, qualcosa di utile anche per il futuro, ce lo sta insegnando.